Quattro tele riportate all'antico splendore, presentate durante un convegno intitolato Arte e territorio e la cultura del bello, che si è svolto nella sala conferenza di Palazzo Ducale di Urbino. L'incontro è stato organizzato da Confartigianato Imprese Ancona a Pesaro Urbino in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e il contributo della Camera di Commercio. Ad aprire il convegno il segretario Marco Pierpaoli, che ha sottolineato la volontà di Confartigianato di essere presente sul territorio con iniziative che ne valorizzino le ricchezze e che sostengano le realtà economiche e culturali. Una grande soddisfazione, un grande onore rappresentare più di 10.000 imprese nel nostro territorio. Lo scorso anno con il congresso si è definito un piano dei valori costruito dai nostri imprenditori che mette al centro il nostro territorio e lavorare sulla maggiore consapevolezza del patrimonio che abbiamo in termini culturali, storici, paesaggistici, che sono un valore unico per questa regione e un valore per le nostre imprese. Ricordiamo che il Made in Italy, la cultura, fa crescere il PIL, contribuisce al PIL al 17,5% del prodotto interno lordo e quindi è un valore importante che va preservato. La consapevolezza è fondamentale perché molte volte non ci rendiamo conto di questa grande unicità che abbiamo e su questo dobbiamo lavorare nel promuovere, che noi abbiamo dei beni, delle bellezze che devono essere preservate e per lasciarle ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, specialmente in un'epoca così complessa in cui la guerra sta minando veramente il nostro territorio e dobbiamo cercare di essere comunità. E l'impegno di Confartigianato è rappresentare le problematiche delle micro e piccole imprese, ma preservarle in un contesto unico. Nel dettaglio sono stati restaurati due dipinti custoditi nella chiesa del Nome di Dio di Pesaro del pittore del Seicento Gianmarco Pandolfi e due tele conservate a Palazzo Ducale raffiguranti un angelo annunciante e una Madonna annunciata attribuite all'autore Sebastiano Conca, il cui recupero, come ha sottolineato il direttore della galleria Luigi Gallo, è stato importante per ricostruire la storia dell'arte del Settecento. Gli interventi tecnici eseguiti sulle tele sono stati poi illustrati dai due restauratori Michele Papi e Veronica Soro. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro in certo qual modo certosino. Le opere erano già state restaurate in passato, probabilmente nei primi anni 70, e avevano subito diversi danni, nel senso che avevano avuto un primo approccio di pulitura della superficie pittorica in maniera molto drastica. Il colore era stato quasi portato via tutto. Quindi noi ci siamo trovati di fronte a delle tele che erano state in qualche modo massacrate. Abbiamo dovuto togliere tutto ciò che era stato messo in passato e ripristinare quello che si poteva, la bellezza delle opere originali, anche se purtroppo sono molto svelate. Quanto è importante lavorare in sinergia per la promozione di un territorio? Credo che sia uno dei valori massimi che si possa esprimere in un territorio, che è quello della ricerca armoniosa delle migliori collaborazioni. Siamo in presenza di un caso in cui la collaborazione tra un istituto camerale e un'associazione di categoria ha messo in piedi un'iniziativa di cui oggi vediamo gli esiti finali, che è di straordinaria bellezza.